Ma perché continuo a commentare le partite? Tanto sono sempre le stesse a livello di prestazione. Sa benedica a tutti, vi avevo promesso che se mi sentivo un pochino meglio commentavo questa partita e purtroppo mi tocca commentarla, perché è l'ennesima gara in cui il Palermo non vince, addirittura è la prima gara che perde in casa. Allora, non avrei in realtà tante cose da dire, raccontare, perché è stata una partita dove la prima cosa che volevo dirvi a questo inizio di video era: ma voi avete dormito bene? Cioè, vi siete rilassati? Perché se questa era una partita di calcio, alzo le mani, cioè non mi aspettavo, cioè questa era una partita per quello che c'è stato, sia da una parte che dall'altra, era una gara da pareggio e secondo me neanche gara da mai dire gol. In più voglio essere attinente con quello che ho scritto nel titolo: ai miei calciatori, a quelli del Palermo, bisogna dare dei piedi. E aggiungo anche un'altra cosa: andate dall'oculista, fatemi mettere degli occhiali, qualcosa, perché anche quelle poche azioni che si sono costruite si potevano decisamente sfruttare meglio. Mi viene da pensare l'azione clamorosa di Segre, che non capisco perché ha deciso di tirare neanche di piattone, ma di una punta strana, punta esterna. Non lo so, è stato un tiro assurdo. Poi abbiamo preso un gol su un cross di Teio, che poteva benissimo in realtà De Planche a leggerla quella traiettoria, quantomeno mettersi sul secondo palo. Invece ha lasciato scorrere pensando che la palla uscisse. Questo è un grave errore, che io spero e penso che questo portiere sicuramente migliorerà e curerà questi errori. Però è chiaro, ci ha portato via alla fine un pareggio che sulla carta forse sarebbe stato anche meritato. E non mi venite a parlare: ma il Palermo poi nel secondo tempo ha fatto tante azioni. Tante azioni quando? Negli ultimi 10 minuti ha fatto due tiri in porta, ragazzi. Due tiri in porta, di cui uno è stato il tiro in porta di Verre su praticamente un punto molto scomodo. Era molto laterale, ha tirato, ha fatto un tiro, ha preso il calcio d'angolo e ci ha provato. Poi c'è stato il tiro più assurdo della domenica, una caramellina bellissima, proprio altro che da scartare, proprio da regalare al portiere Sepe. E infatti poi su sponda di Henry, di Francesco, che era entrato appena in campo da 5-6 minuti, ha deciso di passarla di nuovo al portiere. È stato proprio un passaggio. Io non so a che cosa è dovuto questo tipo di rendimento in casa. Voglio sperare che quantomeno in trasferta continuiamo ad avere questo trend positivo, però se c'è una cosa che mi hanno insegnato è che se hai le partite in casa, te lo devi creare il tuo fortino. Come ad esempio ha fatto la Salernitana nell'anno della promozione: si è creata quell'atmosfera, quella voglia di portarsi a casa la vittoria tutti insieme, tifoseria e giocatori. Ecco, questo non avviene, ma non che non avviene per colpa dei tifosi, perché i tifosi ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Anche se sto incominciando a pensare, secondo me, i tifosi dovrebbero, a sto punto, non lo so, evadere, uscire fuori dallo stadio, perché questi, quando vedono 30.000 tifosi, 25.000 tifosi, decidono completamente di non essere più calciatori. L'Eduaron, secondo me, è il panchinaro più costoso che ci è arrivato praticamente, perché oggi veramente peggio, forse peggio della prestazione contro il Sud Tirol. Mi dispiace dirlo, però è chiaro, è ancora presto per giudicarlo, però non si sono viste, ecco, quelle caratteristiche che si raccontavano. Poi Brunori completamente involuto, Arri troppo nervoso lì davanti. A centrocampo si salva solamente Gomez, perché anche oggi Ranocchia, a parte quel cross che ha fatto per l'Eduaron, che invece di passare o tirare in porta non ha fatto né un tiro né un cross, alla fine manco ha ottenuto il calcio d'angolo. Diciamo che la prestazione migliore è stata proprio quella di Claudio Gomez, perché Ranocchia ad esempio, a parte quel cross che vi dicevo prima, non mi è piaciuto. Stessa cosa dicasi per Segre, che infatti poi è stato cambiato nel secondo tempo. In difesa si salva Bania, si salva a livello difensivo sto parlando. Si salvano un po' tutti. Il problema è che quando bisogna attaccare, nessuno sa fare un decente stop. Un decente stop. E sto parlando anche per Lund, di Diakité. E ad un certo punto Bania e Nicolao hanno litigato in campo, probabilmente perché in un momento della partita dove tu devi essere più attento a certe situazioni, mi è sembrato Nicolao, al di là del fatto che comunque ha giocato una discreta partita, ha fatto ogni tanto qualche mezza cappellata, poi puntualmente aiutato nel reparto difensivo da Bania. Quindi, che dire, una prestazione sotto tanti aspetti negativa, che sicuramente facendo così non va da nessuna parte. Io vi dicevo già ad inizio anno,
tra l'altro, un certo Soriano, qualcuno mi aveva preso per il culo dicendomi ma Soriano già è vecchio, non gioca da un anno, e qualcuno mi aveva criticato dicendo che non si poteva acquistare perché era troppo costoso. La Salernitana puntualmente, che si pensava addirittura, non lo so, non mi sento e non è giusto neanche giudicare le altre società, si pensava tuttavia che avessero dei problemi economici, intanto l'hanno preso, e sembra che in cabina di regia questo giocatore di 38-39 anni ci abbia palleggiato forse fin troppo durante il primo tempo. Nel secondo tempo poi loro hanno perso giustamente un po' di fisicità, di condizione atletica, e noi ne abbiamo approfittato, ma ripeto, è stata una partita sin troppo dormiente, userei questo termine, un dormiente che tuttavia ha permesso alla Salernitana, con quel cross e con qualche azione tuttavia anche buona, come ha fatto anche di buono il Palermo, ma che poi non ha concretizzato all'atto definitivo, quello dove devi fare gol, loro hanno portato a casa il risultato e noi no. Loro sono stati bravi, hanno portato a casa un risultato importante sicuramente, perché poi ci hanno agguantato in classifica. Ripeto, è vergognoso non vincere in casa, non vincere in casa davanti ai propri tifosi, penso che sia, non dico sacrilegio, però cavolo, sei davanti ai tuoi tifosi, giochi in casa, dovresti essere, come dire, pronto a sfogarti in campo in senso metaforico, ovviamente, in senso sportivo, all'atto pratico, quindi nel cercare di fare gol. Ma questa squadra proprio non ha fatto vedere nulla, c'è proprio un timore reverenziale, è assurdo. Poi Martuscello è stato comunque bravo a leggere alcune situazioni, soprattutto chiudere le linee di gioco, linee di passaggio, soprattutto negli esterni. Anche oggi agli esterni male, Insigne malissimo, non ha beccato una volta la porta, ragazzi, manco una volta, soprattutto nei cross, lasciamo perdere. Di Mariano così così, però comunque è uno dei pochi, diciamo, che si salva di questa partita. Però ecco, se c'è un motivo del perché il Palermo non riesce a segnare, non riesce anche a essere freddo, è proprio l'attacco. Perché l'attacco continua a latitare di gol? Perché non riesce a fare gol con più tranquillità? Perché probabilmente c'è qualcosa che non va di natura tattica. E io non so, francamente non sono l'allenatore del Palermo, però inizierei piano piano a farmi qualche domanda. Ma al fine di vincere il campionato, sempre se bisogna vincere il campionato, perché questo ancora non lo so, per forza bisogna necessariamente utilizzare questo benedetto modulo del 4-3-3? Perché poi ho visto che siamo passati al 4-2-3-1 e abbiamo switchato completamente, o comunque quasi, perché abbiamo avuto sempre le nostre difficoltà a tenere in porta, ma almeno in porta ci siamo arrivati, e questa è una cosa che sicuramente può essere migliorata. E in più bisogna, secondo me, apportare questa modifica tattica, perché non se ne può più con sto benedetto 4-3-3, ci ha portato alla distruzione totale di due campionati e non se ne può più. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra. Ripeto, prestazione decisamente insufficiente e soprattutto vergognosi dal punto di vista dei tiri. Veramente io non riesco a capire con quale freddezza, ironicamente parlando, si intende, facciamo i tiri in porta. Io veramente non ho parole. Ditemi la vostra, sempre Forza Palermo, qui dal vostro Anton 99 è tutto, e ci becchiamo ad un prossimo video, probabilmente domani, con una nuova tipologia di video dedicata sempre al Palermo o eventualmente al resto della Serie B. Alla prossima, ragazzi.